Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono in camera di mia sorella perché c'è più luce a quest'ora, quindi ne ho approfittato. E tra l'altro è soltanto la terza volta che registro questo video, quindi che felicità. Spero di non scordarmi nulla, essendo che magari alcune cose t'ho già dette e me le so scordate e non si sa che fine hanno fatto. Quindi cercherò di ricordarmi più cose possibili. Oggi parliamo di extension ai capelli, anche se questo è l'ultimo video in cui me le vedrete, ve lo dico subito, perché purtroppo devo toglierle per un progetto che devo fare in futuro che necessita i capelli corti, quindi per lavoro si fa. Quindi la mia esperienza sarà circoscritta in circa un mese di utilizzo stabile. Inizio per step. Allora, io ho messo le Great Lengths, che sono tra le migliori in commercio assolutamente. Ne ho messe 300 di due colorazioni diverse per poter arrivare al mio colore delle lunghezze, perché poi questo è il mio colore naturale. Me ne ho messe 300 il parrucchiere, perché io partivo da capelli corti e a caschetto paro, quindi per mascherare questa cosa abbiamo dovuto optare per queste, anche se lui mi ha detto che addirittura sulla mia testa stavano 400, perché io ho tanti capelli. Infatti, come vedete, il risultato è extra naturale, non si vedono quasi per niente, se non qua sotto esce, vedete, qualche pelettino, perché logicamente qua sotto non me le ha potute mettere proprio sulla primissima fila, perché altrimenti poi si sarebbe visto troppo una volta alzati. Infatti dopo vi faccio vedere come si vedono. Tra l'altro i capelli sono capelli veri, logicamente sono capelli indiani, che sono tra i più resistenti. Come sapete, i capelli indiani nascono neri, quindi per avere questo tipo di biondo, logicamente mi ha detto il parrucchiere che le tengono tipo in delle vasche con la decolorazione per una quarantina di giorni. Infatti appena ve le montano, soprattutto se montate queste chiare, le sentite un po' innaturali come texture, però non vi preoccupate, perché andando avanti con i lavaggi, con gli utilizzi, i piastri eccetera, vi si ammorbidiscono e diventano veri e propri capelli. Questa è la cosa che più mi dispiacerà non avere, cioè non avere la sensazione di poterci giocare, di poterli toccare. Poi una cosa che io amo tantissimo, quando sono appena lavati e li sniffate, raga, paradisiaco. A parte questo, tra l'altro, se volete vedere il montaggio dell'extension più o meno come si realizza, perché comunque è un lavoro abbastanza lungo, io ci ho messo dalle 8-9 ore. Ho girato il vlog quel giorno, quindi ve lo lascio nella scheda info se non l'avete visto, se siete nuovi del canale, siete venuti solo per questo video. Ah, una cosa che non vi ho detto: la lunghezza delle extension che ho comprato, perché logicamente si comprano prima e poi il parrucchiere ve le attacca, è 40 cm. Poi le abbiamo un po' spuntate, perché se le tenete così davvero non si possono guardare. Nel vlog si vede come sono, non spuntate, non tagliate. Vedete, questo è il risultato. Poi adesso hanno questa piega strana perché ci ho fatto la treccia. Infatti la cosa bellissima di questa cosa dell'extension è che potete farci la piastra, farci trecce, colorarli, tingerli. Davvero sono come capelli vostri. E voi direte: ok, adesso ci elenca tutte cose belle, meravigliose, fantastiche. Però qual è il punto dolente? Perché raga, purtroppo ci sta, come in ogni cosa c'è il bene e il male, il pro e il contro. Quindi i contro in questo caso, almeno quelli che ho scontrato io e per la mia personale esperienza, sono stati due o tre. Primo, che forse è il più fastidioso, almeno ripeto per quello che mi riguarda, perché io sono una persona molto pratica, se devo fare una cosa la devo fare bene, la devo fare subito, e quindi la cosa più palosa con l'extension è il lavaggio. Soprattutto le prime volte non sapete proprio come approcciarvi, poi io è la prima volta che le metto, quindi figuratevi, ancora peggio. Non sapevo proprio come fare, non sapevo cosa potevo fare, cosa non potevo fare. Mi sono fatta spiegare, sì, dal parrucchiere, però quando poi sei sul campo non sai mai come agire, quindi cercherò di darvi questi piccoli consigli. Appena li montate, i giorni successivi sentite i pezzetti di cheratina attaccati alla testa molto molto rigidi. Appunto, sono fresche, appena montate, quindi anche solo appena appoggiate la testa sul cuscino e avete la cute un po' sensibile, magari vi può dare fastidio. Il parrucchiere magari vi consiglierà poi di tornare settimana dopo per vedere se vi ha irritato la cute o qualcosa del genere. A me ad esempio la parte qua sotto, dopo un mese, ancora prude. Questa è un'altra delle cose un po' pallose. Io non ho mai sofferto di nessun tipo di problematica sulla cute, però questo è un po' rognosa come cosa, perché state sempre là a grattarvi, soprattutto i primi tempi, perché mi tirava logicamente qua sotto, essendo che è la parte dei capelli un po' più sottile, dove ce ne sono un po' di meno, perché erano anche più corti i miei qua sotto, e quindi questo. Però appunto, tornando al lavaggio, che sennò mi sono un po' persa, le prime volte io le lavavo così,
tutta delicatina, andavo là piano piano. Vi dico solo che ci ho messo un'ora solo per lavare i capelli. Quindi volta dopo sono andata e gli ho detto: senti, fammi vedere proprio in extremis come devo fare. E proprio la ragazza che mi ha lavato i capelli andava proprio diretta, spedita. Quindi mi raccomando, poi andate come se foste appunto capelli normali, andate, lavate. Tanto come potete notare, dopo un po' non le sentite neanche più, quindi tranquillissime. L'unica cosa è passare bene intorno ad ogni ciocchetta, anche perché io, contate, ce l'ho attaccate fino a qua. Qui c'è l'ultima fila, che adesso vi farò vedere, così vi faccio vedere come sono attaccate. E tutta questa parte, tutta questa sezione, non ci sono le extension. Quindi io parto sempre da qua a lavarli e poi piano piano scendo. Quindi, come vi ho detto, i primi tempi la cheratina sarà un po' dura, anche per dormire magari vi può dar fastidio, ma giusto i primi 1-2 giorni. Per dormire, soprattutto se avete le extension lunghe, vi consigliamo sempre di fare una treccia, così non vi si impicciano tutti i capelli. Io infatti, come potete vedere, lo faccio spesso, anche perché poi vi svegliate e avete la piega fatta almeno, quindi due piccioni con una fava. Altra cosa, per il lavaggio è consigliabile non lavarli a testa in giù, soprattutto se come me avete tante ciocche, perché altrimenti vi si impigliano tutti i nodini di cheratina proprio alla base ed è un casino sbrigliarli. Quindi questo è un altro punto deludente, almeno per me, perché io ero abituata sempre a lavare i capelli a testa in giù. Io in 20 anni di vita, se non, vabbè, facciamo tipo 15 anni di vita, non ho mai lavato i capelli insieme al corpo, perché in teoria non andrebbe fatto. Ve lo spiego brevemente, perché comunque i prodotti per i capelli hanno un pH diverso dai prodotti per il corpo. Io sono un po' fissata su queste cose, quindi utilizzando uno shampoo con un pH specifico per i capelli, poi sicuramente andrà a colare sul resto del corpo e magari vi viene la pelle secca, dermatite, eccetera eccetera eccetera. Quindi non lo so, ero rimasta scioccata da questa cosa, ho sempre lavato separatamente i capelli col corpo. Quindi, non potendolo più fare, questo periodo è stato un po' traumatico, anche perché vi capita mai a volte che siete un po' di fretta, avete i capelli sporchi, non potete farvi la doccia e dovete solo lavarvi i capelli, bim, buttate tutto giù e lo fate. Ecco, io questa cosa non l'ho potuta fare, quindi ogni volta è stato un po'... Altra cosa, non lavarli con movimenti circolari, sempre per il fatto che si possono annodare i nodini di cheratina. Quindi lavarli sempre con questo tipo di movimento, così, e non fare questo. Altra cosa, se li alzo, adesso vi faccio vedere che dietro si vedono, ad alcuni si vede, ad alcuni no, dipende da che tipo di capello partite. Io appunto, ripeto, qua sotto, avendo il caschetto, avevo tipo dei peli lunghi così, se erano stati neanche 5 cm, quindi non si poteva proprio attaccare, infatti si vede. Come potete vedere, se io li alzo così si notano le ciocchette di cheratina, di lato un po' meno. Adesso vi faccio vedere anche come sono attaccate sulla cute, vedete? Queste sono tutte le ciocchettine, che sono tantissime, e questo è il modo in cui sono attaccate con la cheratina. Ho scelto le ciocche più piccole perché ci sono anche quelle più larghe, che però danno un effetto meno naturale, ma al contempo costano di meno. Ci sono queste due opzioni, diciamo così. Poi altra cosa, ultima, che forse non vi ho detto, è appunto come vengono attaccate, cioè con la cheratina, che se non l'avete mai visto fare, praticamente utilizzano una piastra che va a scaldare questa sostanza appiccicosa, che è tipo la resina, per intenderci, degli alberi. Non so come spiegarvela, è proprio cheratina, che comunque è una sostanza contenuta nel corpo, quindi in teoria non rovina il capello. Ma questa cosa dipende sempre da quanto tenete le extension, perché in teoria si possono tenere 1 ai 6 mesi massimo, mi ha detto, perché altrimenti poi comunque il capello deve avere un ricambio, e se le tenete troppo forse lì si va a rovinare, però in teoria non dovrebbe rovinarli. Vi farò sapere, perché appunto domani le vado a togliere e quindi vedremo quanti ne cascheranno. Comunque, dicevo appunto, la cheratina viene sciolta con queste piastre e attaccata al capello. Poi il parrucchiere ve la va a modellare sulla ciocca, vi viene così, tranquillissima, non fa male. L'unica cosa appunto è che nei giorni successivi può dare un po' di prurito, può tirare un po', soprattutto quelle basse. Per il resto, oddio, mi sembra di avervi detto tutto. Il prezzo, allora ragazzi, visto che è stata una delle cose che mi avete chiesto di più appena le ho messe, vi dico subito che il prezzo è molto soggettivo, appunto perché dipende dalla grandezza delle ciocche che scegliete, dalla lunghezza, dalla quantità. Quindi se io vi dicessi quello che ho pagato, non sarebbe quello che paghereste voi altrettanto. Quindi quello che vi consiglio
è di andare a chiedere al parrucchiere un preventivo. Poi appunto, come vi ho detto prima, io ho scelto le Grit Lens, che comunque trattava solo quelle del mio parrucchiere, ma perché so che sono buone, ho anche chiesto in giro prima di metterle e tutti mi hanno detto queste. Suppongo ci siano altrettante migliaia di marchi che fanno questo tipo di prodotto. Questo, vi dico, essendo tra i migliori, se non il migliore, è costato parecchio. Infatti questa è l'unica cosa che mi duole proprio. Però non pensiamoci adesso, ripeto, per lavoro questo e altro. Magari in futuro, chi lo sa, se riesco a tenerle bene, se me le staccano bene, magari riesco a riutilizzarle. Quindi credo di non essermi scordata nulla. Se mai mi sono scordata qualcosa, magari ve lo scrivo nell'info box. Oppure se voi avete qualche domanda specifica, fatemela qua sotto nei commenti. Fatemi sapere anche nei commenti se voi avete l'extension, se avete mai provato questa esperienza, perché regà, è un'esperienza tipo mistica. E come vi siete trovate, che sono curiosa, io vi ho raccontato la mia, voglio sapere un po' la vostra di esperienza. Detto ciò, io vi saluto, vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video con i capelli corti. Ciao!